Ok, dovrebbe essere questa. Yes. Allora, Kimberly. Kimberly, una falsaria. Dove si trovava? Manco mi ricordo. Era di qua. No, questa era vuota. Di qua. Cos'è? Una lettera di Matteo? Vediamo. Ah, dimenticavo che non so leggere. Cosa dice? Ok, la leggerò io. Capisco. Matteo e i suoi vecchi trucchi. Allora potresti unirti a noi? Unirmi a voi. Ehi, tu. Io? Sì, tu. Sei un tipo attraente. Mi unirò a voi se mi prometti che mi porterei a cena. Chi, io? Io, no, io ho qualcuno. Molto bene. Fanne ciò che vuoi di lui. Victor, tu! Ottimo, è un patto allora. Vieni, carino. Ehi, aspetta. Vieni, riempi la mia tazza, carino. Sì, signora. Va bene, basta così. Ok. Adesso tocca a te. La tua coppa è ancora piena. Dai, bevi. Oppure non riesci a bere un po' di sake con una bellissima donna. Oh, no, non è così. Grazie. Santo cielo. Ok, adesso vado al castello di Odessa. Come puoi restare sveglia tutta la notte e sembrare fresco come una rosa? Di cosa stai parlando? Sei ancora stanco, carino? Dimmi, Tyr, vuoi arruolare anche Tesla, giusto? Beh, si trova in questa città. Ma credo che stia usando il nome di Albert. Albert, eh? Ok, ora vado, carino. Ora vado. Carino, ceneremo insieme quando ritornerai al castello. No, grazie. Ok, con il nome di Albert. Albert. Cerchiamolo un po' dappertutto, perché magari potrebbe trovarsi anche in qui, tipo. Non credo che lei sia Albert. Albert, Albert... Vabbè, cerchiamo nella locanda. Lui non è Albert. Lui non è Albert. Manco lui in realtà. Qua sopra c'è qualcuno? No. No. Chi cacchio è Albert? Lui. Benvenuti, scegliete pure ciò che vi piace, ma se non avete denaro fuori dai piedi. Ma io ti conosco, tu sei Tyr, leader dell'armata di liberazione. Io mi chiamo Chapman, sarei il proprietario di questo posto, ma ho anche un mucchio di coraggio. Ti prego, fammi unire all'armata di liberazione, non voglio rimanere un semplice spettatore per sempre. Certo. Ehi, grazie, penserò io al vostro equipaggiamento difensivo, padron Tyr. Ok, ottimo. E mo c'è uno normale. Albert. Albert si trova in questo villaggio. Eccolo, sarà lui.
E voi chi sareste? Io sono solo un normale, quieto, ordinario cittadino di questa città. Sei Tesla, lo scrivano, vero? Santi nomi, no. Mi chiamo Albert Onyx. La mia figlia vive qui da generazioni, la mia famiglia. Davvero? Allora qual è il nome di tua madre? Il suo nome è Marianne Onyx. E tuo padre? Credo che fosse Allen Onyx. Nonna? Vediamo, Lea Onyx. Ehi, Tesla. Sì? Cioè, quello non è il mio nome, Tesla. Ti arrendi? Va bene. Matteo mi vuole, vero? Come vorrei vivere in pace. Smetti di blaterare e preparati a partire. Ok, mio Dio, come sono sfortunato. Tornare a una vita di crimini. Pensi che vada bene lasciarlo andare così? Cos'altro potrei fare? Non vuole viaggiare con noi. Ah, merda, trattare la gente come se fossero criminali. Perché lo hai spaventato, Victor? Padoncino, anche noi dovremmo tornare al castello di Odessa. Bene, quindi usiamo lo specchio. E torniamo al castello. No. Comandante Tyr, siete tornato. Abbiamo effettuato tutti i preparativi necessari. Kimberly e Tesla hanno prestato un servizio eccellente. Sono una perfezionista. Spero di aver fatto anch'io la mia parte. Che? Servizio eccellente? Comandante Tyr, quelli che vedete sono ordini imperiali contraffatti. Il marchio di Milik, l'autentico sigillo imperiale, c'è tutto. Tutto falsificato ad arte. Con questo in mano possiamo accedere tranquillamente alla prigione di Sonier. Ora vi prego di usarli per liberare il dottor Lucan. Ok. E non so se farlo in questo episodio o nel prossimo, perché questo episodio è durato sta durando tantissimo, più di un'ora. Però c'è stato anche il fatto che ho dovuto viaggiare parecchio, abbiamo fatto un po' avanti e indietro. Quindi non saprei. Ma io direi di andarla a liberare, Lucan. Eccoci qui. Forse è solo una diceria, ma dicono che ci sia un mostro in fondo ai sotterranei. Qualcuno è anche riuscito a tenere un opale da questa creatura. Questa è la prigione di Sonier, i nemici dell'impero sono gettati qui dentro. Signore! Riposo, soldato, portiamo ordini del generale Milik. Sì, signore, comandi. Prego, entrate. Ah, nei sotterranei c'è un mostro che droppa un opale. E la cosa ci interessa. Ah, qui c'è un punto per salvare, vedete? Ok, perfetto. Allora, quando avremo finito, direi di salvare e poi ci vediamo al prossimo episodio. Quando finiremo, naturalmente. Ma qui non c'è nulla. Capì dove stanno quei sotterranei. Che stanno qua. Ma proviamo a combattere loro. Madonna. Ok. Possiamo anche lasciarli andare, quindi direi di lasciarli andare e proseguire. Che incubo!
Ok, perfetto. Spero che nella remastered ci sia un bestiario, perché mi interesserebbe poi rivedere tutti i nemici che ho ucciso. Cioè, più che ucciso, che ho incontrato. Combo. Ah, hai capito. Loro possono fare una combo insieme, quindi non sono del tutto inutili là dietro. Ah, intanto usiamo una pozione. Se è una pozione. Una medicina. Lasciamoli andare. Quanto è profondo sta prigione? Oh, meno male. Lasciamoli andare. Antitossina. Qui ci sono le prigioni. Però non trovo. Cioè, per ora non troviamo Lucan. Saranno più avanti. È ancora più sotto, Lucan. Proviamo un po' sta combo. Bene. Perfetto. Chi siete? Oh oh. E si entra. Come non detto.
Oh oh. Cioè, quindi se noi vogliamo le casse dobbiamo affrontarli tutti. Ah, è così, il mio tempo è finito. Sono pronto a morire. Ma questo mondo non mi mancherà. Potrebbe essere un problema. Siamo venuti a salvarti. Voi. I portaguai dell'altra volta. Di quello che vuoi, ti portiamo fuori di qui. Ottima idea. Cominciava a mancarmi la luce del sole. Io voglio attaccarli loro perché voglio i loro bauli. Ok, ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo rischiato un po'. Opzioni sonoro 1 ottenuto. Cioè? Non... Che vuol dire? Vabbè, comunque... Curiamo un po' di persone. Mezzelmo. E l'opale? Ah, forse per l'opale dobbiamo metterci a farmare, quindi aspettare che arrivi il mostro che ce lo droppa, ma sinceramente adesso non c'ho proprio la fantasia dopo questo episodio secolare, che almeno per me è durato parecchio, per voi durerà molto di meno perché naturalmente taglierò i viaggi che ho fatto. Direi di tornare all'atrio, nell'atrio, e salvare e di salutarci. Ce l'ha droppato. Perfetto, come non detto. Meno male, meno male. Adesso possiamo reclutare pure quella ragazza lì. Mi piacerebbe reclutarli tutti quanti, effettivamente. Non credo ci riuscirò in questa run, ma... cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco. Lì ho visto... Oh, ci rivediamo. Mi chiedevo chi fossero i topi che si erano introdotti, ed ecco chi siete voi. Che tempismo, facciamolo fuori qui. Così risparmiamo tempo. Cielo, che maleducato. Non sono male come con una spada, ma ora non ne ho proprio voglia.
Voglio darvi questa in cambio. Vedete cos'è? È una bottiglia. Essa è riempita con le spore dell'agonia. Dell'agonia. Non sono bellissime? Ci è voluto molto lavoro per riempire questa bottiglia. Lo sapete che queste spore mangiano gli umani? Sono spore mangiauomini. Cosa? Cosa vuoi fare con quella roba? Cosa? Questo naturalmente. Cielo, la bottiglia si è rotta. Sbrigatevi o vi troverete nei guai. Ma questo è un vicolo cieco e non potete fare nulla. Ora, se volete scusarmi... Merda, non si apre. Quel Milij deve averla bloccata. Correte, ci divoreranno. Padoncino, la porta, presto. No! Mio Dio, Gremio, vieni! Cosa stai facendo? Presto! Victor, questa porta può essere aperta e chiusa solo da questo lato. Di cosa stai parlando? Ce la caveremo in qualche modo, sbrigati e vieni! No, è troppo tardi. Le spore sono già qui, quindi se apro la porta... Apri la porta, Gremio! Padroncino, per una volta rifiuto di obbedirti. Padroncino... Puoi sentirmi? Mi dispiace di non poterti proteggere più a lungo. Ma ora che sei cresciuto non ha più bisogno della mia protezione. Padroncino, sono fiero di te. Come vorrei che Padron Teo potesse vederti ora. Gremio! Padroncino, credo che sia venuto il momento di dirsi addio. Tutto si fa buio. Padroncino, sono fiero di te. Promettimi che seguirai sempre il tuo cuore. Questa è la mia prima e ultima richiesta. State bene, comandante Tyr. Siete stato via per così tanto tempo che ho condotto qui le truppe. Cosa sta succedendo qui? Dove sono le forze imperiali? Saranno state divorate dalle spore mangiauomini. Spore mangia uomini? Andiamo via, Tyr ha bisogno di riposo. Aspetta un attimo. Va bene, andiamo. Madonna mia, ragazzi. Gremio si è sacrificato per noi. Sono senza parole. Sono tristissimo. Ancora non mi capacito della fine di Gremio. Certo, guerra e morte sono inseparabili, tuttavia... Padron Tyr, io... Diamine! Tyr, hai riposato? Adesso è meglio occuparsi di altre cose. Questa è la nostra chance di colpire il castello di Milij. Se non te la senti di guidare le truppe, lo farò io. Anzi no, ci penserai tu. Il leader dell'armata di liberazione non contempla la debolezza. L'ho saputo. Gremio si è sacrificato per salvarti la vita, vero? Ascolta, devi fare il possibile per non gettare via quella vita che Gremio ti ha donato. Non osare vanificare la sua morte, o non potrò mai perdonartelo. Tyr, inizio a comprendere perché Odessa abbia scelto te. Mi auguro che tu possa essere all'altezza delle aspettative che Odessa e Gremio hanno riposto in te.
Madonna mia, ragazzi. Yo. Comandante Tyr, in qualità di stratega militare è mio dovere suggerire un assalto immediato al castello di Scarletizia. Ecco qui il mio antidoto. Ne avevo abbastanza di questo mondo. Per questo mi sono rifugiato sulle montagne come un eremita, nella speranza di condurre una vita tranquilla. Ma ora è diverso. Sono intenzionato a combattere al vostro fianco. Lasciate che mi unisca a voi, comandante Tyr. D'accordo, iniziamo a riunire le truppe. Sarà fatto, signore. Ci state facendo solo perdere tempo. Non questa volta. Rende il nemico disertore. Proviamo. Vi mostrerò il mio fervore. Abbiamo fallito, perdonateci. Peccato. Ma giustamente non c'è più gremio. Veterani, squadra del comandante, pescatori e famiglia Levant. Giuro sulla mia spada che vi sconfiggerò. Perfetto. Conviene fare un'altra carica, mi sa. 19, 19, 21. Vai. Osservate l'arte elfica nel tiro con l'arco. Bene. Allora, la carica 19, magia 19, a sto punto. Vai. Vi mostrerò i miei poteri magici. Ehi, ehi, eccoci qua. Attacco arco. Ok, allora dobbiamo fare una carica. Perfetto. Perché io dovrei... Attacco carica, crede. Vabbè, non importa. Andiamo. Le mie arti marziali sono ancora valide. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo anche vendicato gremio. Congratulazioni, abbiamo vinto. Me la cavo ancora, nonostante l'età. Padron Tyr,
Irrompiamo nel castello e diamo fuoco alle rose. Ti rivendicherò la morte di Gremio. Venga anch'io, Tyr. Scegliete il resto del gruppo. Naturalmente Cleo. Prendo pure Camilla. E dietro chi ci può andare? Tipo arma CML vuol dire corta, media, lunga? Mi sa di sì, quindi lunga Aileen. Coso? Kirkis, no? Ok. Molto bene, andiamo. Giustamente non abbiamo ancora vendicato Gremio perché per vendicarlo dobbiamo uccidere o almeno sconfiggere il comandante, che non mi ricordo manco più come si chiama. Aspetta. Vorrei dipingere a modo mio, ma quell'uomo Melek ha preso la mia libertà. Vuoi ridare la mia libertà? Sì. Forse dobbiamo ucciderlo? Cioè, appunto sconfiggerlo. Abbiamo da fare, non possiamo perdere tempo a uccidere voi, purtroppo. Chi ne ha la possibilità? Chi ne ha la possibilità bruci questi fiori? Fermi, cosa state facendo ai miei amati fiori? No! Melek, te le farò pagare. Ai, fa male, fa male. Il mio braccio sta bruciando. La runa di Lady Windy si sta fondendo. Fermatela. Cosa sta succedendo? Inizia a contare i secondi che ti restano, Melek. Ti farò pezzi per vendicare Gremio. In ogni caso preparati a morire. Gremio? Vendetta? Fermi tutti. Generale Melek, stavate usando una runa oscura. La runa oscura? Oh, vuoi dire la runa che Windy mi ha dato? Fuori dai piedi, Matthew. Runa oscura, pinco pallino, qual è la differenza? Il bastardo ha ucciso Gremio. Giusto, e non lo perdoneremo. Che ne pensi, Tyr? Che non è colpa sua. Padron Tyr, non volete vendicare la morte di Gremio? Io non riesco a capirti. Basta, Victor. Flick, non fermarmi. Basta così, Victor. Così ha deciso il nostro leader. Segui gli ordini. Attenzione, Flick prende la nostra le nostre parti. Cioè, ci difende. Flick, a che ti riferisci con leader? Tu sei il figlio di Theo. Comandante Tyr dell'Armata di Liberazione, ho una richiesta da farti. Io, Melek Oppenheimer, vorrei unirmi alla tua armata. L'imperatore è stato fuorviato dalla somiglianza di Windy con la sua defunta imperatrice Claudia. Ma diversamente da Claudia, Windy è una strega con intenti malvagi. Devo evitare che l'imperatore venga ingannato. Perciò ti scongiuro, fammi unire all'Armata di Liberazione. Certo. Grazie di tutto. Perché? Non posso accettarlo. Fermati, Pan. Aiuto, aiuto! Cosa succede, Stallion? L'armata imperiale sta arrivando. Sanchez dice che dovete rientrare subito. Cosa? Comandante Tyr, dobbiamo mobilitare le nostre forze.
Che succede? Ah, facciamo una cosa, scusate. Prima di tutto andiamo a salvare perché sta durando fin troppo questo episodio. Avete capito? Quindi Lady Windy è l'artefice di tutto ciò. Ed è ingiusto uccidere Oppenheimer o chiunque altro, dato che non lo stavano facendo con la loro volontà, ma era semplicemente opera della runa oscura che Lady Windy ha utilizzato per controllarli. Quindi, se vogliamo veramente vendicare Gremio e tutti i caduti in battaglia, anche Odessa, dovremo sconfiggere Lady Windy. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Suikoden. Ciao a tutti, ragazzi.